Furio Di Guardi, una festa bellissima, il triangolare di Sitting Volley, che arriva, come dire, a festeggiare la nascita dell'Entella Sitting Volley. 2 mesi di lavoro in palestra, oggi anche qualche bella soddisfazione in campo per le tue ragazze e i tuoi ragazzi. Ma partiamo da questo torneo. Hai portato qui 2 squadre importanti ed è, credo, una grande soddisfazione perché tutto il mondo istituzionale della Federvolley, del CSI, del CIP oggi è qui presente. No, assolutamente. Sono contento che il Parma, vice campione d'Italia, e la Campeginese, allenata dal CT, vice CT della nazionale, abbiano accettato l'invito, ma non avevo dubbi perché sono amici e hanno dato lustro a questo triangolare, quindi meglio di così non potevamo presentarci. Tra l'altro, come hai detto tu, abbiamo avuto anche soddisfazioni dal campo, oggi siamo senza pareggiatori, ma abbiamo inventato un po' di gioco e siamo andati benissimo, direi. Abbiamo già vinto 2-7, 3-7 mi pare, quindi molto molto bene. Ci racconti come nasce la tua passione per il sitting volley e come sei riuscito a portare in Liguria la prima squadra, insomma un'impresa che speriamo possa essere seguita da tanti. Beh, diciamo che io ho conciliato le mie due attività che ho sempre fatto, quello di allenatore di pallavolo da tanti anni nell'ambiente e lavoro da tanti anni nel sostegno e con la disabilità. Per cui è venuto quasi naturale conciliare le due cose. Adesso mi appassiona di più il sitting che la pallavolo. E per quanto riguarda la formazione della squadra in Liguria, certo non è facile, però dopo un anno di lavoro il Covid mi ha anche rallentato, però l'esperienza del passato con la pallavolo, le conoscenze, e insomma sono riuscito ad appassionare queste persone, abbiamo un gruppo fantastico, siamo diventati già 15 da 12 che eravamo. Il gruppo si allena tutti i martedì sera alle Giannelline a Chiavari, direi con grandissimo entusiasmo, mi seguono bene. Insomma, adesso a gennaio inizieremo a giocare le competizioni ufficiali. Siamo ritrovati allo Sport Ability Day l'11 settembre, esatto. E lì c'è stata anche la grande dimostrazione di come davvero lo sport possa essere uno straordinario veicolo di integrazione e di inclusione. La specificità del sitting volley è proprio quella di poter far giocare insieme ragazzi di tutte le abilità. Esatto, questa è una cosa ancora meglio forse dello sport paralimpico puro, cioè sono bellissimi tutti e due, ma far vedere, cioè vedere Normo insieme a atleti paralimpici crea un'atmosfera fantastica che esalta gli atleti paralimpici ed esalta i giocatori Normo. È veramente bello questo aspetto. Cosa hai chiesto a Babbo Natale per il 2022? Insomma, qual è il grande sogno di questo progetto? Ma intanto che venga conosciuto sempre di più, perché abbiamo bisogno di appoggio, e poi che riusciamo a fare bene tutte le competizioni ufficiali, di rinsaldare insomma il sitting volley a Chiavari, che è la prima squadra ligure, non dimentichiamolo, quindi che vengano anche altre squadre a Genova e ovunque insomma. Ci ritroviamo al prossimo Sport Ability Day sperando di poter avere altre squadre e organizzare un altro bellissimo momento come quello di oggi. Stavolta non vengo da solo, sono venuto da solo perché non avevo la squadra. Adesso vengo con la squadra, quindi benissimo, molto volentieri. Grazie. Anna Del Vigo a Carasco e alle spalle stanno giocando con una gioia e anche un agonismo, una competitività straordinaria. Ci sono i protagonisti del sitting volley, la federazione ha appoggiato questa manifestazione e ovviamente con il lavoro di Furio Di Guardi cerca di portare avanti questa disciplina che ci ha regalato anche belle soddisfazioni con la nostra Italia alle Paralimpiadi. Sì, il comitato regionale deve innanzitutto ringraziare Furio Di Guardi, che è l'anima di questa giornata, ma in particolare di questo movimento che sta partendo. E in Liguria non avevamo, a parte qualche sporadica espressione, un movimento così strutturato, e se eravamo praticamente l'unica regione d'Italia a non avere niente in questo campo, quindi adesso il comitato regionale l'ha subito appoggiato e aiutato, e speriamo per il futuro di poter avere anche una squadra competitiva a livello nazionale. Oggi qui c'è anche il vice allenatore dell'Italia, che è uno dei tecnici delle squadre ospitate. È un bel messaggio quello che insomma il mondo del volley lancia oggi, un messaggio di inclusione, di integrazione, proprio nella settimana in cui c'è stata la giornata internazionale delle persone con disabilità.
Sì, innanzitutto grazie a queste squadre che hanno voluto onorare questo momento di esibizione, diciamo, di questo sport. Fabio Ormendelli, che è il vice allenatore della nazionale, ha voluto portare la sua squadra, ci è sempre stato vicino e quindi speriamo a presto di portare anche in Liguria la nazionale, così ci hanno promesso. Un collegiale della nazionale sarebbe una cosa bellissima, proprio come promozione dello sport. È uno sport inclusivo al massimo, in quanto giocano sia normodotati che disabili insieme, proprio in questa unione di forze, ma penso che i più forti siano proprio quelli che sono più sfortunati nella vita. In questa mattinata importante per la pallavolo, direi ligure a questo punto, e perché è un evento che ha portato la società nuova di Furio a Carasco, ma è una cosa importantissima. Ornella, sei stata una delle prime, anzi forse la prima, a credere nel sitting volley, a portarlo avanti. Credo insomma ci sia soddisfazione nel vedere oggi che è un movimento che piano piano prende campo. L'Italia a Tokyo ha emozionato con le sue partite e oggi qui a Carasco c'è per la prima volta un evento di questa portata. Sì, sono molto contenta di avere dato una mano, collaborato all'evento di questa mattinata. Io sono partita col City Volley parecchi anni fa, devo dire sì, sono stata un po' la prima in Liguria. Ho voluto provare, no? Una cosa che mi era così piaciuta, mi ha stuzzicato un po'. Perché non provare? Abbassiamo la rete e proviamo a organizzare qualcosa sul City Volley. Purtroppo in quegli anni lì, parlo di tanti anni fa, 7-8 anni fa addirittura, abbiamo lavorato un anno, ma il problema è che non abbiamo trovato le persone con disabilità da poter inserire in questo progetto. Quindi noi ci siamo divertiti, l'abbiamo fatto con piacere, con divertimento, allenatori, ragazze, genitori, però poi il progetto si è fermato proprio per la mancanza poi degli atleti. Sono contenta che appunto è nata questa nuova società e io credo che sia un'attività assolutamente da caldeggiare, da seguire, perché è bella, dà la possibilità sicuramente a tanti ragazzi di poter giocare a pallavolo e giocare a sitting volley.